Dal Passo San Pellegrino con Francesca Marsaglia sul podio degli assoluti in combinata, però noi vogliamo un po' sapere com'è il bilancio di una stagione da cui sicuramente ti aspettavi molto di più. Beh sì, devo essere sincera, non è quello che avrei voluto fare nell'insieme delle cose, però come ogni stagione bisogna un attimo analizzare il tutto. È un po' frustrante perché a livello di intermedi forse la stagione dove ho fatto un piccolo passo in avanti, però a livello di risultato finale no, e diciamo che non mi bastano più le top 10, quindi volevo sicuramente quel qualcosa in più. Niente, con gli allenatori abbiamo già analizzato un po' e cerchiamo di risolvere quelli che probabilmente sono stati un po' i problemi. Quali sono stati? Dipende dalle situazioni. No, dipende dalle situazioni. Ho sbagliato tanto, sinceramente. Ho sbagliato tanto e magari devo fare un determinato lavoro per determinate condizioni che, per esempio, anche su questa neve di fine stagione non mi sono adattata come potevo adattarmi. Però come sappiamo tutti, da ottobre si riparte da zero, quindi l'importante è ripartire sempre determinate e poi ne riparleremo il prossimo anno. Motivazioni sono sempre alte, Francesca? Sicuramente, anzi forse ancora di più, perché dentro di me so che non è quello che non ho fatto tutto quello che potrei fare, quindi la motivazione c'è, ci rimettiamo al lavoro e poi vedremo. Ecco, le compagne che vincono stimolano o magari fanno anche arrabbiare in qualche caso? Ma non è che fanno arrabbiare loro, mi arrabbio con me stessa. È uno stimolo grandissimo, abbiamo fatto, come ne parlano tutti, dei grossi punti quest'anno come quantità, come nazione, e sicuramente sapere di potermi allenare con ragazze di questo livello dopo questa stagione per me può essere solo che una cosa positiva. Quindi cercherò di prendere il massimo da ognuna di loro e cercheremo di tirare come abbiamo fatto fino adesso, che penso sia un po' il trucco di questa squadra. Grazie Francesca. Figurati. Ciao. Ciao.